Io sono Adrian Paci, anzi Pazzi nella mia lingua, e sono invitato qua a far parte della giuria degli Irregolari, che è una sezione del festival dove si presentano film un po' fuori misura, in qualche modo, specie di borderline tra videoarte e film, documentario e fiction. È film sperimentale e film, diciamo, normale, ecco. E allora sono qua. Ma credo che sia una scelta, cioè la scelta appunto di scegliere, di portare al festival film che in qualche modo sorpassino i confini linguistici, quelli codificati, ecco. La trovo molto, molto interessante e devo dire che cioè nell'arte, per esempio, che è il campo da dove io vengo, questa è una pratica ormai conosciuta, che vediamo spesso nelle mostre d'arte, lavori che sono proprio a cavallo tra il film da cinema e la videoinstallazione. Credo che questa scelta funzioni bene anche all'interno proprio del festival, della tipologia del festival. Ecco, l'unica cosa che penso, ma questo in generale, a prescindere dal festival o dalla selezione dei film, credo che però bisogna un po' stare attento che questa tendenza non diventi un obiettivo in sé, cioè, come dire, i confini si sorpassano quando è necessario, come dire, non per il gusto di fare cose borderline, come dire. Almeno non mi trova particolarmente d'accordo questa scelta quando la incontro in qualche sperimentazione. Beh, sicuramente l'idea di andare oltre questi confini mi sembra un'idea anche dal punto di vista politico, se vogliamo, valida e coraggiosa, semplice, diciamo, rimane una scelta coraggiosa quando, ancora oggi, no? Anche se sembra che tante cose sono successe e tante aperture, insomma, si sono verificate. Dall'altra parte, ecco, rimango, forse mi riaggancio alla risposta che ho dato prima sul fatto che, cioè, il rischio è comunque di creare, come dire, una specie di nuovo territorio come dire, dove i confini si sorpassano, però comunque si crea un territorio compatto in qualche modo, che di per sé, come dire, la necessità di creare solidarietà, come dire, è una necessità naturale dell'essere umano, però forse quella di accomodarsi dentro una posizione forse deve essere qualcosa che non riusciamo a mettere continuamente in discussione, perché cioè, l'idea è non entrare in una zona dove è facile che qualcuno ti mette un'etichetta e poi tu diventi quello riconosciuto secondo quel tipo di etichetta. Proprio questa, la problematizzazione dei confini, la problematizzazione dei codici, appunto delle etichette che ti mettono gli altri oppure metti anche te a te stesso. Secondo me deve essere una tendenza che mantiene sempre sia l'azione, se vogliamo anche l'azione politica, ma anche il pensiero sempre attivo. Sì, io vengo dall'Albania e ho studiato arte in Albania. Ho studiato arte in un periodo che nel paese regnava il regime comunista, perciò un regime molto rigido dal punto di vista politico e dal punto di vista estetico molto consolidato all'interno di quel il cosiddetto realismo socialista, che doveva essere figurativo nella sua forma e diciamo anche tradizionale, perciò pittura, scultura, forme tradizionali dell'arte, e carico di propaganda comunista nel suo contenuto. Come dire, il crollo del sistema ha portato anche una specie di esplosione di non dico solo per me, ma in generale per la mia generazione, di una voglia di sperimentare
accumulata per tanti anni, e in quella specie di esplosione, insomma, c'è stato poi un continuo ricercare, un continuo tentare, un continuo dialogo con anche altre forme espressive, perciò ovviamente la videoarte e poi tutta la cultura dell'immagine in movimento, dove anche il cinema entra a far parte. Come dire, essendo cresciuto ed educato in un paese molto isolato dal resto del mondo, anche tutto questo dialogo è stato, come dire, in qualche modo irregolare e non lineare, perciò con momenti di intensità, ma anche con tanti vuoti, come dire. Ecco, allora che insomma, continua un po' così. Io ho cominciato a lavorare con l'immagine in movimento, con il video, facendo il mio primo lavoro video nel 97, e continuo a lavorare con questo mezzo, ma sempre cercando poi di chiedere perché lo sto usando, cioè, come dire, non accomodandomi in quel linguaggio, perché dove non sono neanche un vero professionista, tra virgolette, la mia professione ufficiale rimane la pittura.